Settimana scorsa ci siamo lasciati con la prima parte del video degli annunci brutti. Oggi la seconda parte. Scopriremo il podio di questa meravigliosa classifica. E prima di lasciarvi il video vi ricordo che martedì prossimo ci sarà il video sul restauro della Fiat 500, sul costo. Fatemi sapere nei commenti quale tra questi annunci che andrete a vedere adesso vi piace di più, cioè non è quello che vi piace di più. Quello che vi ha fatto ridere di più, che vi ha fatto sorridere un po' di più, fatemelo sapere, non così, cioè non fatemelo sapere su, sembra male, cioè fatemelo sapere così nei commenti, ecco, devo imparare che questa mossa non è proprio appropriata per i video su YouTube. Niente, quindi vi lascio al video. Quinta posizione, siamo a metà strada. Bellissima questa foto, bellissima. Vediamo, vediamo, ecco, questa è un'altra foto. Meravigliosa. Andiamo a leggere l'inserzione, ci potrà spiegare qualche cosa. Vendo Fiat 500 del 1974, purtroppo vandalizzata. Motore in buono stato. Ora, vandalizzata da chi? Dai piccioni, l'hanno vandalizzata i piccioni, l'hanno cagata tutta. Che cazzo hanno fatto? Che cosa è successo a questa macchina? Cioè, ok che è vandalizzata. Va bene, non è colpa tua, te l'hanno vandalizzata. Ma lavala. Per una lavata. Potrebbe anche presentarla poco meglio. Cioè, se tu mi vendi una macchina vandalizzata, sporca di merda, cioè, e mi chiedi pure 1000 euro. Ma 1000 euro me li stai dando tu a me per prendermi quella cagata? Cioè, almeno lavala la macchina. Ma poi, ok, non la lavare, ma fammi le foto di giorno. No, le foto di sera. Allora, macchina vandalizzata, cagata e foto di sera. Ma andiamo avanti, al quarto posto di questa meravigliosa classifica. Ok, le foto non sono un granché, cioè la macchina non è un granché. Le foto, vabbè, la sta vendendo a 500 euro volendo recuperare i vetri, perché non so poi se si può recuperare qualcos'altro. Volendo recuperare i vetri, sono un po' cari i vetri in effetti, però. Ma andiamo a scoprire l'annuncio, perché con delle foto del genere io mi aspetto che ci sia comunque una spiegazione, qualcosa, no? Qualche informazione in più per farmi capire se il motore in qualche modo gira, se c'è il motore, quali sono le condizioni generali della macchina. Cioè, le foto me le stai facendo lì, che la macchina è completamente circondata dalla vegetazione. Ora dimmi, non lo so, fammi sapere, all'interno di questa vettura ci crescono le angurie. Allora, io so che insieme alla macchina sto comprando anche le piantine di anguria. Mi posso fare magari due conti. Andiamo a vedere l'annuncio, i dettagli che va a riportare nell'annuncio. Ma andiamo alla terza posizione. Queste sono quelle che io preferisco. La combo, questa è la combo. La foto della foto. In vendita Fiat X19, sedili in pelle bianco. Radio originale. 5 ruote nuove su cerchioni in alluminio. 5 ruote nuove su cerchioni in alluminio. Momo sterzo. Così, giusto per chiudere la frase. Ora, tu stai vendendo una macchina. In questo caso stai chiedendo 10.000 euro. Cioè, perché fai la foto ad una foto? Che non sono neanche sicuro che sia poi quella la macchina. Che mi parli di interni bianchi, io vedo interni color caramello, quindi tu vedi l'immagine, la foto, questa è una foto lucida, non è neanche opaca, perché c'è il riflesso
del flash, quindi non hai neanche tolto il flash, non hai neanche tolto il flash quando hai fatto la foto. Ma poi perché fai la foto della foto? Stai vendendo una macchina, vai nel garage, fai le foto alla macchina? Non lo so, potrebbe essere un'opzione da prendere in considerazione la prossima volta. Se tu stai facendo, usando una foto di una foto, allora o la macchina non è in quelle condizioni, o la macchina tu non ce l'hai. Perché se tu hai la macchina nel garage, vai nel garage, fai la foto e metti le foto della macchina. Perché? Perché? Ma andiamo avanti. Eravamo già sul gradino più basso del podio. Andiamo alla seconda posizione. Se qualcuno che sta guardando questo video sta cercando una Fiata 500F anno 1968, è questa qui. Sembra messa abbastanza bene, non sembra incidentata. C'è solo una foto, non ci sono foto degli interni, c'è solo questa foto qui della macchina. Ma andiamo a vedere la descrizione. Si vende per inutilizzo e per liberare spazio in garage. Cazzo me ne frega a me, dimmi qualcosa sulla macchina. Non hai messo una foto, non hai messo una descrizione. L'unica cosa che io sono riuscito a capire da questo annuncio è che a te serve spazio in garage. Ma non ho capito un cazzo della macchina. Ma andiamo sul gradino più alto del podio. Si potranno mai superare? Dopo l'annuncio che non esiste? Fiat Coupé anni 70, diamo una controllata così veloce. Vendo Fiat 850 Sport Coupé colore verde targa TR, targa vecchio, modello, punto. Tappezzeria e carrozzeria in ottimo stato, punto. Iscritta auto storiche, punto. Con certificato ASI, questo che avrebbe potuto prestare qualche punto a quello dell'annuncio precedente, così magari insieme cercavano di fare qualcosa di buono. Ma andiamo nelle foto, perché è all'interno delle foto che c'è il vero capolavoro. Io davanti mi trovo uno screenshot di una pagina di un annuncio di Subito. L'auto è in vendita a Sarno, ok? Quest'auto, non so se si riesce a leggere, questo screenshot è di un'auto in vendita a Udine. Perché? Andiamo avanti. Poi c'è questa scritta, 98% insegnanti professionisti. Cos'è questa cosa? Perché fai lo screenshot di un annuncio che non è tuo e lo metti come foto del tuo annuncio? Cioè tu sei a Sarno e metti la foto dove si vede tranquillamente proprio Friuli Venezia Giulia, Udine, provincia di Udine, Udine. Ora, fermo restando che già utilizzare le foto di un altro annuncio per il tuo annuncio non va bene. Cioè non si fa, non è proprio plausibile una cosa del genere. Non puoi andare a prendere le foto di una macchina che non hai e metterla in vendita come se fosse tua. Ma questo si è proprio superato. Non me ne frega un cazzo che le foto non sono mie. Non me ne frega un cazzo proprio che si vede lo screenshot che ho preso le foto da un altro annuncio. Hai la macchina? La vuoi vendere? Fai le foto alla macchina che vuoi vendere. È un discorso abbastanza semplice, cioè non è complicato. Davvero, cioè, non è difficile. Se vuoi vendere una macchina, devi andare a cercare un annuncio di una macchina dello stesso colore, con le stesse caratteristiche, fai lo screenshot, fai un annuncio di merda. Per cosa? Vai dove hai la macchina parcheggiata, nel tuo garage, nella rimessa, dove cazzo ce l'hai la macchina, vai e la vai a fotografare. È un concetto troppo complicato da comprendere. Quindi questa è la classifica dei 10 annunci brutti trovati negli ultimi giorni. Se trovi qualche altro annuncio di questo calibro o anche magari meglio di questo, me lo puoi eventualmente suggerire nei commenti. Io per il momento ti saluto. È stato complicato fare il video oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao.